Grazie Presidente, concordo con lei sul fatto che l'Unione Europea ha il dovere di giocare un ruolo fondamentale rispetto alle questioni internazionali e che dobbiamo dare una voce forte e unitaria. Di certo la nostra responsabilità è quella di intervenire in maniera decisa e tempestiva ogni volta che il rispetto dei diritti umani viene calpestato, in qualsiasi parte del mondo questo accada. Mi auguro che questo semestre della presidenza belga sia caratterizzato da un costante impegno su tali tematiche e a dimostrazione di questo impegno chiedo di porre l'attenzione immediatamente su quanto sta accadendo in alcune carceri libiche nel deserto del Sahara. 250 cittadini di origine eritrea, tra cui donne e bambini, sono rinchiusi da giorni in condizioni disumane in violazione di qualsiasi normativa internazionale in materia di diritti umani e asilo. Molti di questi cittadini sono stati respinti nonostante avessero tutti i requisiti per essere accolti come rifugiati politici. Il ministro degli esteri italiano Frattini addirittura accusa l'Unione Europea di non aver fatto neanche un comunicato stampa. Penso proprio che questo sia il momento per far sentire la voce forte e unitaria dell'Unione Europea. Non possiamo in questo momento girare la testa dall'altra parte perché 250 persone chiedono a noi di non morire.